Allora, sono Laura Lancerotto, rappresento il Club Amici Valchiusella, un'associazione che dal 1957 opera in Valchiusella per valorizzare l'ambiente naturalistico e i saperi della tradizione. Qui abbiamo presentato un ambiente assolutamente consono al luogo in cui ci troviamo, perché il rispetto della terra, direi anzi l'amore stesso per la terra, e quindi la conduzione a seconda delle stagioni e anche delle coltivazioni conseguenti di questi terreni è abitudinaria da noi, e pertanto la qualità delle nostre erbe, peraltro certificata dagli esami di laboratorio dell'Università di Torino, risulta assolutamente adatta all'alimentazione e apportatrice di principi attivi importanti per il benessere. È un argomento questo delle erbe spontanee, che vuol dire turismo, no? Ed è una eccellenza, mi permetto io stessa di definirla così, è un'eccellenza che valorizza la Valchiusella ma anche tutto il Canavese. La Valchiusella non può essere un'isola, deve essere collaborativa e aperta e inclusiva, no? Di tutte le ricchezze che si trovano nel territorio circostante. Abbiamo portato un formaggio fresco fatto questa mattina, la cosiddetta tometta fresca, la toma da Trausella, con la gelatina di Tarassaco, e poi abbiamo portato una tartina di aglio orsino, questo aglio particolare di cui si usano solo le foglie, e anche una frittata di, perché la frittata con le ortiche, perché associa un alimento che in questo modo abbiamo associato due cose particolari: le uova delle nostre galline, che anche questo dimostrato contengono pochissimo omega 6, perché le galline vanno libere a razzolare per il prato, a mangiare quello che trovano, no? Quindi è veramente importante per l'alimentazione, associato a un'erba. Le ortiche, perché data la stagione non possiamo trovare altro, e per essere coerenti e veritieri con le nostre parole, insomma, abbiamo portato questo. Allora, sono Corrado Scapino, presidente dell'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino. Perché noi siamo qua oggi? L'Enoteca storicamente ha la funzione di portare i vini nelle varie manifestazioni, far conoscere i vini del proprio territorio. Da alcuni anni la modifica della legge regionale ha dato anche il compito alle enoteche di cercare di coordinare assieme alle altre realtà il turismo enogastronomico. Nel caso specifico del Canavese, quindi, collaboriamo, è un esempio con loro, ma cerchiamo di mettere in correlazione anche le altre realtà. Il Canavese è straricco, non ha una cultura del turismo o poco, cerchiamo di riempirla, perché è soprattutto un problema culturale. E lo stesso facciamo con la Strada Reale per ciò che riguarda gli altri territori della provincia di Torino, perché pensiamo che sia uno degli asset fondamentali per avere un'economia che sia compatibile sia dal punto di vista economico, ma sia anche compatibile dal punto di vista ambientale.